Allora, l'ente Lupus è un ente di formazione, è un ente, diciamo, ultraventennale, nato per la valorizzazione dei beni ambientali e monumentali. L'ente è emanazione di associazioni. Quest'ente ha pensato di offrire un luogo alla città per la riflessione e per la discussione sui temi dello sviluppo della città. Il titolo che, come dire, ha incuriosito: Ritorno al futuro. Ritorno al futuro perché penso, e diciamo noi pensiamo, che in realtà la politica ha smesso da un po' di tempo, forse da qualche decennio, di immaginare un futuro per la città. Cioè, fino a un po' di anni fa, un po' di decenni fa, la politica aveva queste visioni di sviluppo. Queste visioni sembra che siano venute meno. E alla fine assistiamo a, come dire, a nomi di ipotetici candidati o ipotetiche candidature, in realtà che non hanno nessun contenuto di. Per cui pensiamo che sia necessario e opportuno avviare queste riflessioni, perché pensiamo che sia in questo momento oltremodo necessario condividere queste ipotesi di sviluppo. Siamo pochi, siamo sempre di meno e, come dire, se non riusciamo a trovare questa condivisione non riusciamo a uscire fuori da una situazione d'impasse. Questo è il primo incontro, pensiamo di farne altri, individuando, come dire, altre persone, altre menti pensanti. Chi troviamo oggi? Allora, doveva esserci il dottor Giampiero Perri, dell'azienda di promozione turistica, ma è impossibilitato ad essere presente perché ha un problema familiare, un grave problema familiare, quindi è fuori e si scusa. Abbiamo il professor Severino Romano, economista dell'Università della Basilicata, qui alla mia sinistra. Abbiamo Vincenzo Martinelli, educatore della comunità Insieme, che rappresenta il CNCA, quindi tutte quelle realtà in qualche modo impegnate nel sociale. Abbiamo il dottor Vittorio Restaino, un libero professionista, ed abbiamo il dottor Daniele Lorusso, che è uno specializzando presso l'Università di Salerno in scienze politiche. Per cui l'indicazione che ho dato a questi interlocutori, che ringrazio per la disponibilità, è quello di rappresentare, ognuno per la propria sensibilità, ognuno per, come dire, per le sue attitudini, per le sue capacità, quali fossero le criticità presenti per lo sviluppo della città di Potenza, ma anche di dare queste visioni ultronee che potessero rappresentare delle piste di riflessione per lo sviluppo della comunità. Alla fine sono persone che hanno non interesse sulla città, ma hanno interesse alla città, interesse allo sviluppo della città. Allora, se va bene, dopo i diversi interventi, diciamo, prevediamo anche un dibattito. Ringrazio voi che siete presenti, saluto diversi amici intervenuti e do la parola a Vittorio Restaino.